Graziano Battistini, ex portiere del Bar, attuale procuratore sportivo, ti chiedo che impressione ti ha fatto quest'Under 19 e secondo te quali sono i maggiori talenti? Diciamo che è un ottimo gruppo perché l'ho seguito qualche volta e quindi ha sempre giocato un buon calcio. Un allenatore che sicuramente ha dato una sua impronta e contro una squadra sicuramente molto attrezzata e molto forte. È stata una buona partita, piacevole, poi i talenti. Insomma, ce ne sono dei talenti dai Benassi a Insigne a Cragno portiere, quindi voglio dire, talenti ce ne sono, l'importante è che si coltivino nella maniera giusta. Quali invece i maggiori talenti sotto la scuderia Battistini? Guarda, adesso in questo momento preferisco non parlare di non fare nomi per lasciare indietro nessuno. Sono ragazzi interessanti che stanno crescendo, quindi lasciamoli crescere. Davide Lippi, procuratore di Nicola Bellomo, nei giorni scorsi si è un po' lamentato di come le squadre italiane, soprattutto l'Inter, abbia investito all'estero e non sui talenti italiani, anche perché si è lamentato un po' per le leggi anche che ci sono qui in Italia che non favoriscono poi un certo tipo di operazioni. Sei d'accordo? Sono d'accordo, spero che si riguardino un po' le leggi per poter favorire questo circolo, praticamente la circolazione un po' anche del denaro all'interno dell'Italia per dare linfa un po' alla nostra nazione, quindi sono d'accordo con Davide. È chiaro che ragazzi forti come Bellomo sicuramente dovrebbero essere presi in considerazione un po' maggiormente. Io sì, hai visto anche giocare il Bari e che idea ti sei fatto, anche che prospettive possono avere poi prospetti giovani come i vari Fedato, Galano e lo stesso Nicola Bellomo? Sono ragazzi molto interessanti, è una squadra che gioca molto bene a calcio e non capisco come abbia... fa fatica a concretizzare quello che tanto produce, quindi di conseguenza bisogna avere un po' di pazienza perché sono tanto giovani, quindi la piazza sicuramente spinge come sempre, quindi è esigente e bisogna cercare di stare vicini a questi ragazzi perché secondo me hanno delle qualità ed è una buona squadra, poi dopo bisogna anche fare qualche risultato. Questo Battistini, abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Pronto? Cristian, buongiorno. Ciao. Chiedo mio spettatori che stanno là, non può fare loro una piccola colletta per aiutare il Bari? Sì. È una corsa molto semplice. Il signor Battella, questi giocatori, insomma. Grazie comunque, facciamo fatica a sentirla, però abbiamo capito il concetto. Sì, colletta, sì, parlava di colletta ex calciatori, però ci vuole ben altro per poter, no, Salvatore, rilevare il Bari. Sì, ci vuole ben altro, ci sono ben altre cifre, ci vogliono ben altri investimenti, insomma non è la colletta, tra virgolette, si può fare nella squadra, con tutto il rispetto, nella squadra di, ma neanche di eccellenza in alcune piazze, perché già ci hanno delle... Certo, si investe fare nella squadra amatoriale la colletta. Qui stiamo parlando di professionismo puro e non scherziamo queste cose. 0850199998. Volevo aggiungere una cosa, diretta, il risultato di oggi, no, parlando del risultato della nostra Under 19, è un risultato di prestigio, insomma, seppure perché il calcio giovanile tedesco è assolutamente all'avanguardia, hanno investito tantissimo, sono nettamente avanti a noi, ma sono avanti anni luce. Voglio solo ricordare che credo che abbiano 4 o 5 centri tecnici dispersi per la Germania, se non di più, e noi ce ne abbiamo solo uno e unico, Coverciano, quindi cominciamo anche a entrare nell'ordine di idee di dei talenti che diceva Battistini, insomma, vuol dire che hanno fatto una bella partita. Beh, intanto con l'Under 20 giocherà Fedato, mentre nell'Under 21 c'è Sabelli, un giocatore che è finito un po' in margine negli ultimi tempi. Ti sei dato un po' una spiegazione? Perché il giocatore aveva iniziato abbastanza bene. Non me la sono data e forse avrà avuto qualche incomprensione, non lo so, sinceramente non mi dispiaceva. È partito benissimo, sì, poi certo, piano piano si è un po' defilato. Sentito anche qualche richiamo all'ordine, insomma, qualche panchina. Sì, Torrente in una conferenza stampa disse la panchina gli ha fatto bene. Gli ha fatto salutare una panchina di quella che ti riporta con i piedi per terra, evidentemente. Nuovamente sì, finito i margini, ma magari... Speriamo che si riproponga come all'inizio dell'anno. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Francesco. Ciao Francesco. Saluto anche... Buonasera. Salvatore. Buonasera. Senti, Salvatore, tu hai giocato a calcio? Sì.
Io ho giocato al calcio, ho allenato. Allora, mi deve dire una cosa. In una squadra, quando si rompono gli equilibri, che succede? Un amico con l'altro amico, insomma, tutte queste cose. Allora, dove voglio arrivare? Il signor De Falco, come è finita la squalifica? Il signor Torrente l'ha messo a giocare. Non è normale questo fatto, perché da che è entrato De Falco, la squadra non si è capita più. No, non c'è più la squadra. Prima si aiutavano uno con l'altro. Adesso non li vedo più, questi Non equilibri, non può li essere solo vedo colpa di De Falco, è anche vero che la squadra in quel momento ha avuto anche un calo fisico, sì, prima della sosta sì. natalizia, c'è stata una serie Allora, di... intanto c'è comunque da... sì. Sì, non so se voleva si chiudere Sì, comunque se ha il suo finito, se no intervento, sì. rispondo. Pronto? Sì, no, Francesco, rallenta il gioco. De Falco rallenta il gioco. E poi volevo dire un'altra cosa sulla società. Sì. Non è né onesto e né una cosa giusta che un'altra persona deve venire per prendersi i debiti tuoi. Questo Certo, è fuori di dubbio. vuol dire non dare alla società. Tu la vuoi dare alla società, allora i debiti te li paghi tu e la società se la prende un altro. Almeno così è giusto essere, ma non come vuole la società. Ti paghi i debiti e ti prende la società. È bello così, No, tu certo, ti ma non prendi i esiste. soldi e non... Certo. Comunque, grazie, è stato chiaro. Vabbè, questa è una soluzione che non esiste. Poi, nei giorni scorsi c'era stata una sorta di apertura comunque di Antonio Matarese, perlomeno a parlarne di questa enorme cifra debitoria. Vai, staremo a vedere. In ogni caso, siamo proprio in chiusura. Salvatore, una risposta alle Ma su De considerazioni del nostro Falco ascoltatore, sì. un solo giocatore non può determinare né in positivo né in negativo mai l'andamento di una squadra per più partite, forse in un momento della partita. De Falco si stava allenando, si è sempre allenato col Bari anche durante il Certo, periodo della certo. squalifica. Ricordiamo che De Falco l'anno scorso è stato uno dei più positivi, era un centrocampista che ha fatto 6 o 7 gol, non mi ricordo, ma più o meno ha fatto quelli lì. Sì, Verrecchi. magari Però non è stato continuo, però è un giocatore che il suo apporto sì giocava l'ha magari in una dato. zona di campo un po' diversa, era un po' più avanzato, magari aveva la possibilità più di, come dire, di sfruttare una sua dote particolare, balistica, cioè aveva un buon tiro. È capitato in un momento che tutta la squadra, a mio parere, sta vivendo un momento, insomma, un po' di involutivo. Non è la squadra brillantissima come abbiamo visto nella prima parte di campionato, e ci è andato di mezzo anche De Falco. Ha coinciso anche con col suo impiego. Ma da qui a dire che è tutta colpa di De Falco, così come non dirò mai che è tutta colpa di un altro, o anche meriti di un altro, Certo, perché assolutamente. è tutta la squadra che in questo momento sta accusando un po', anche se sinceramente, anche se a Terni non abbiamo prodotto palle gol, insomma non abbiamo fatto chissà che, però la squadra non è che abbia giocato proprio così male, non è più veloce, brillante, non arriva, Sì, cioè, come un non ha, tempo. è a questo, però le geometrie, come si muove in campo, non è male, però ci vuole di più, e secondo me l'unico modo per uscire da questa situazione è che tutti devono dare qualcosa in più di quello che hanno dato fino adesso. Siamo davvero in chiusura, un grazie a Salvatore Un Guastella, piacere, Cristiano. un grazie anche a voi, il TV Sport torna come di consueto domani in diretta alle 15, buona giornata. Arrivederci. I got a feeling, that tonight's gonna